Qui cambia la musica, cambia il tono, proprio io lo leggo come se fosse una sonata, una ballata, una fantasia musicale, un'opera musicale. E il tono, dobbiamo immaginarci, lo dobbiamo un po' teatralizzare per capire meglio. Io ho un fratello attore di teatro, bravissimo, lui ci riuscirebbe meglio, ma insomma, mi sforzerò anch'io. Pausa, spazio grafico. Nessuno, io già mi fermerei perché nessuno, come? Nessuno è come dire tutti, al contrario, cioè, nessuno è totale, come allora è totalitario, sembrerebbe. Andiamo avanti perché quando l'insieme è visto col fine del bene ha una sua valenza. Se si capovolge, cambiano. Nessuno. Quindi proprio il buio, cioè non c'è distinzione. Scientifico, come dovrebbe essere la vera scienza, cioè proprio assoluta, ma non esiste la scienza assoluta. E quindi bisogna confrontarsi fra scienziati, devono parlare perché non esiste lo scienziato assoluto. Invece la Repubblica qui è arrivata a dire questo. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. E intanto mi fermo qui. Diamogli peso alle parole. Nessuno, senza distinzione, cioè non parliamo nemmeno, ma silenzio. Nessuno. Parla il sovrano, parla la regina. Può, cioè ha la possibilità, quindi si deve trovare nelle condizioni di. Non è ammissibile, come dire, cioè non c'è speranza, insomma. Nessuno può essere obbligato, non c'è bisogno di spiegare, a un determinato, quindi non sta a specificare, trattamento sanitario. Non parla più di cure, di profilassi, di prevenzione, di cure, di prevenire è meglio che curare. Cioè, adesso sta sancendo, cioè sta proprio dicendo qualcosa di grave, grave nel senso di con gravità e con forza. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Se non si apre una finestrella per disposizione di legge. A questo punto molti hanno finito la lettura. Gli fa comodo, evidentemente, dire, vabbè, abbiamo capito, non ci può essere nessun trattamento sanitario obbligatorio, è chiaro, però dice la nostra Costituzione. Però se c'è una disposizione di legge, si può fare il trattamento sanitario obbligatorio. Scusate, cioè voglio dire, e qui si aprono finestre su finestre, e se uno si ferma qui, perché ho visto anche molti giornalisti che poi quando citano questa Costituzione hanno messo il puntino qui, ma non è finita. C'è un punto, ma poi c'è un da capo. E là adesso viene il finale. Il finale che è un crescendo beethoveniano, che ne so, Bach, della toccata e fuga in re minore, no? Cioè proprio solenne e anche minaccioso per certi aspetti, perché avvisa, uomo avvisato, mezzo salvato, no?